Guarda, ti devo dare una brutta notizia. Non è stato possibile organizzare la festa. Ah, vabbè. Vabbè, ci siamo risentiti la settimana scorsa e quindi adesso facciamo un'altra prova, la prova bis. Va bene, va bene. Senti, tu questa settimana come l'hai trascorsa? Ah, bene, bene. Come sempre, tutti come sempre. Hai avuto nostalgia? No, non capisco. Hai sentito nostalgia? Vabbè, come questo che si sente. Normale. La scorsa settimana ci siamo lasciati con qualche lacrimuccia. Sì, vabbè, però. E mi stavi anche contagiando, perché la settimana scorsa mi stavi contagiando, mi sono dovuta nascondere, te ne sei accorta? Sì. La prossima settimana ti prometto che farò venire le tue compagne di classe. Ah, sì, le ho già viste in realtà. Quando? Prima, durante la prova. Ah, la prova, allora sai già tutto. Era uno scherzo. Ti salutano con un applauso a tutti i ragazzi dell'istituto. Grazie. Fabiana, mi senti? Mi senti? Sì. Adesso ti passo il sindaco del comune di Bagnara. Grazie. Ciao Fabiana, come stai? Benissimo, lei? Stai studiando lì? Sì. Sei contenta per essere lì a prendere la borsa di studio? Sei contenta, dico? Sei contenta? Sì, contentissimo, ovviamente. Comunque bravissima, sono contento per tuo padre, per tua mamma, per tutta la tua famiglia e sei l'orgoglio di tutto il paese di Bagnara. Grazie di tutto. Grazie, speriamo che avrai un futuro eccezionale. Sono contento e mi auguro che avrai un futuro eccezionale per il futuro. Grazie ancora. Ciao. Grazie mille. Allora Fabiana, io adesso devo farti un elenco di domande perché tutti sono curiosi e vogliono sapere dove abiti. In un albergo? Come? In un albergo, dove alloggi? In un albergo? No, in una ospedale, ovvero in una casa ospitante. Mi tratta di salute che vengono selezionate in base allo stato mentale presso dei testi. E di accogliere le ragazze e far vivere loro un'esperienza e far acquisire la lingua inglese. Ascolta Fabiana, ascoltami. Tu ci puoi descrivere la tua settimana? Come svolgi la tua settimana? Allora, io dal lunedì al venerdì, che sarebbe la settimana scolastica, mi avete preso in mente colazione, doccia e tutta la stessa. E generalmente prendevo il tram e successivamente l'autobus per arrivare a scuola, mentre adesso ho cominciato ad andare a piedi e sono a piedi 4 d'ora in pochi mesi. Bravissima, quindi hai già superato l'obiettivo, quello degli spazi. La logistica per te è già superata. Quindi prima Fabiana raggiungeva la scuola con tram e metropolitana? No, autobus, invece adesso Fabiana va, si reca a scuola a piedi. Hai superato anche tante paure, vero?
molto puntuali. Io sono stato un tipo ritardatario. Ah, questo mi fa piacere, perché è uno degli obiettivi del nostro liceo, quello di farvi diventare puntuali. Infatti noi, superate le 8:05, chiudiamo la porta. Cosa fanno in Inghilterra invece quando i ragazzi arrivano in ritardo di un minuto? Ti sente bene? Allora, io dicevo... ai studenti che noi abbiamo questo obiettivo, quello di farvi diventare puntuali. Cosa fanno in Inghilterra quando ci sono studenti ritardatari? Come? Cosa fanno nelle scuole inglesi? Mi senti? Sì? Cosa fanno nelle scuole inglesi quando ci sono studenti ritardatari? Allora, generalmente ci sono le lezioni del venerdì pomeriggio, cioè dopo le lezioni, dopo il mio quarto, che è l'ora di fare le lezioni, ci sono queste lezioni di 2 ore, quindi gli studenti che fanno le lezioni a più quarto devono rimanere con le 5 del. Le recuperano le lezioni, perfetto, lo faremo pure noi. Per i ritardatari si rimane 1 ora in più, 2 ore in più, perfetto, è un'idea. Sono sicura che abbatteremo questa percentuale di ritardatari. Senti, ci parli adesso invece delle materie di studio che stai frequentando? Sì, io sto studiando letteratura inglese, lingua inglese, francese e teatro. Ma qui il tempo classico è diverso, nel senso che fino all'anno scorso, all'anno 15, gli studenti studiavano tutte le materie, quindi anche letteratura inglese, quindi si studia tutto, in modo da avere anche la scelta delle materie da studiare successivamente durante i mesi di. E durante l'anno 12 in cui proprio si scelgono 4 coma, quindi 3 materie, i quali vengono durante i 2 anni, vengono fatti degli esami che sono quindi diploma di materie. E dunque io scelgo queste 4 materie e veramente non ne sono rimasta proprio perché quelle cose, quelle conosce materie diverse e non la classe, ma come i professori davvero la classe e gente a stare di classe in classe. Un saluto da Bagnara Calabra, un abbraccio e un arrivederci. Ciao. È stato bellissimo anche per noi, siamo orgogliosi, grazie. Grazie. Ciao Fabiana.
Bagnara per l'Erasmus Day, che è un'iniziativa che si sta svolgendo in tutta Europa per sensibilizzare e portare a conoscenza degli studenti, dei giovani, delle opportunità di mobilità europee per l'apprendimento collegate al programma appunto Erasmus+. Perché questo programma è importante per noi, per i ragazzi, per gli studenti, per i giovani? Perché dà la possibilità a ciascuno di poter realizzare un'esperienza non solo formativa ma proprio di vita in un altro paese europeo, per un periodo che può variare da una settimana a diversi mesi, anche un anno intero scolastico, presso un'organizzazione giovanile, presso un'azienda, presso una scuola, presso una università, per poter apprendere, per poter acquisire competenze di tipo linguistico, di tipo relazionale, di tipo tecnico, per poter arricchire il proprio curriculum di esperienze professionali, il proprio curriculum come essere umano, ma soprattutto come cittadino europeo. E infatti noi come associazione Apice, che si occupa di promozione della cittadinanza attiva in Europa, siamo qui nella scuola di Bagnara oggi per dare la nostra mano, il nostro contributo, per aiutare i ragazzi che vogliono partire a capire come farlo, a capire che l'Europa è vicina. L'Europa siamo noi e quindi fondamentalmente è un passo che dobbiamo compiere noi, aprire la nostra valigia, metterci dentro i nostri sogni, le nostre volontà e partire, perché alla fine l'Europa sarà quello che noi faremo di questa unione. Quindi ragazzi, partite, se volete andare in Europa insieme a noi contattateci, contattate le vostre scuole e saremo qui a supportarvi. Grazie mille.